Dopodomani, 2 febbraio, celebreremo la festa della presentazione di Gesù al Tempio, quando Simeone e Anna, entrambi anziani, illuminati dallo Spirito Santo, riconobbero in Gesù il Messia. Lo Spirito Santo ancora oggi suscita negli anziani pensieri e parole di saggezza. La loro voce è preziosa, perché canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. E per questo ho deciso di istituire la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. È importante che i nonni incontrano i nipoti e i nipoti si incontrino con i nonni. Perché, come dice il profeta Gioele, i nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno l'illusione. E i giovani, prendendo forza dai nonni, andranno avanti, profetizzeranno.